Qual è il tuo più grande punto debole, difetto, 11 grandi punti deboli da utilizzare in un colloquio di lavoro per essere assunto sulle navi da crociera. Ciao, benvenuto o bentornato nel mio canale. Oggi ti insegnerò come rispondere a una tra le domande più complicate a cui rispondere durante un colloquio di lavoro per essere assunto sulle navi da crociera. Qual è il tuo più grande punto debole? Ecco 11 ottime risposte che potresti usare. Questa è una domanda molto frequente, ma non ti preoccupare, ti insegnerò quello che dovresti dire per passare il colloquio. Ma prima di cominciare, se sei nuovo sul canale, iscriviti. Ho una serie di video di questo genere che potrebbero esserti utili e non dimenticarti di lasciarmi un like di supporto. Adesso, per aiutarti a rispondere alla domanda qual è il tuo più grande punto debole, tratterò quattro punti importanti. Primo, di tutto ti dirò perché il reclutatore ti fa questa domanda. Numero 2, ti dirò le risposte che dovresti evitare. Numero 3, ti darò tre consigli molto importanti per dare una risposta geniale. Numero 4, ti darò 11 risposte eccellenti che potresti usare durante il tuo colloquio. Quindi cominciamo. Perché il reclutatore ti chiede qual è il tuo più grande punto debole o qual è il tuo più grande difetto? I motivi sono tre. Numero 1, vuole vedere se sei autoconsapevole, perché se lo sei puoi fare dei passi per migliorarti. Numero 2, vuole valutare se sei onesto, perché quelle persone che dicono di non avere difetti o punti deboli non sono oneste. Tutti abbiamo dei punti deboli, quindi è veramente importante che tu gliene dia uno. E numero 3, vuole vedere se hai un piano per migliorare. Punti deboli che dovresti evitare di dire. Numero 1, dire che non sei bravo a lavorare con altre persone. In tutti i ruoli per lavorare sulle navi da crociera devi collaborare con altre persone, devi avere a che fare con i passeggeri e gestire situazioni delicate anche con il team. Quindi non dire mai che il tuo punto debole è quello di non essere bravo a lavorare con altre persone o a lavorare in team. Numero 2, dire che non sei molto puntuale. In qualsiasi lavoro devi sapere come gestire il tempo. Non solo devi essere puntuale al lavoro, ma devi anche completare incarichi e progetti in tempo, come richiesto dal tuo manager. Numero 3, dire che non sei bravo a fare più cose contemporaneamente. Ancora una volta, in qualsiasi ruolo, sulle navi da crociera, devi essere in grado di gestire molti incarichi, ruoli diversi e responsabilità se richiesto. Quindi assicurati di evitare ad ogni costo di usare come risposta quelle che ti ho appena elencato. Ma prima di cominciare con le risposte che potresti usare, ecco tre importanti consigli. Numero 1, dai una risposta onesta sul tuo maggior punto debole o sul tuo più grande difetto. Numero 2, non dire mai che non hai difetti e che sei un perfezionista. Questa è la cosa peggiore da dire, perché è un modo per farti fallire nel tuo colloquio. Numero 3, questo è molto importante, alla fine dovresti spiegare al reclutatore cosa stai facendo per migliorare i tuoi punti deboli. Vediamo adesso 11 esempi per rispondere alla domanda qual è il tuo maggior difetto che potresti usare in un colloquio di lavoro per essere assunto sulle navi da crociera. Scegli quella che più si adatta a te. Numero 1.
Mi concentro troppo sui dettagli durante le attività. Sono una persona attenta ai dettagli, ma quando un progetto ha una scadenza vicina, questo non è sempre buono. Sto cercando di essere più consapevole in situazioni come queste e sto imparando a concentrarmi maggiormente sull'obiettivo finale del progetto o il compito di cui sono responsabile. Numero 2. Faccio fatica a chiedere aiuto alle altre persone. Sono molto orgogliosa del mio lavoro e quando incontro problemi cerco sempre di capire le cose da sola. Tuttavia capisco che sarebbe più vantaggioso chiedere consigli alle persone più esperte nel mio team e sto prendendo provvedimenti per migliorare. Numero 3. Faccio fatica a condividere i progetti cui sto lavorando. Tendo ad essere così assorbita dai progetti cui sto lavorando e non voglio condividerli con nessuno. Tuttavia capisco che questo è utile per gli obiettivi che ci siamo prefissati nel team, nella compagnia e sto imparando a finire e condividere un progetto per poi passare direttamente a quello successivo. Numero 4. Non sono molto brava a dare feedback alle persone. Se qualcuno mi chiede un feedback, preferisco evitarlo perché non voglio ferire i sentimenti. Tuttavia, apprezzo che il feedback sia una parte importante dell'autosviluppo e ho cercato di migliorare in quest'area, costringendomi a dare feedback alle persone quando mi viene richiesto. Numero 5. Faccio fatica a dire no alle persone. Questo è stato un mio problema perché dico sempre sì a tutto, anche se non ne ho le capacità o il tempo. In passato a volte sono stata sopraffatta dall'assunzione di troppe responsabilità. Prima di dire sì alle cose, adesso mi prendo il tempo per valutare il mio carico di lavoro e assicurarmi di avere il tempo per potermi impegnare con responsabilità in extra o con responsabilità in un'altra area. Numero 6. Mi manca l'esperienza in. Al momento non ho esperienza nel prendere la guida di progetti, ma questo è qualcosa su cui desidero migliorare. Se voglio raggiungere il mio potenziale più grande, il mio più pieno potenziale, questa è un'area in cui devo acquisire esperienza e sono desiderosa di migliorare in quest'area. Numero 7. A volte sono troppo sensibile e in passato prendevo le critiche sul personale. Tuttavia capisco che per migliorare continuamente e professionalmente ho bisogno di considerare i commenti degli altri come costruttivi e produttivi. Sto imparando ad essere più consapevole in situazioni come quelle in cui le persone cercano semplicemente di aiutarmi a migliorare. Numero 8. Posso giudicare troppo gli altri. Nel mio ultimo ruolo giudicavo automaticamente le persone se erano in ritardo o con un progetto o se il loro standard di lavoro non era all'altezza. Tuttavia ho cercato di migliorare in quest'area e non salto più a conclusioni relative alle prestazioni di altre persone. Invece cerco di offrire il mio aiuto e supporto in modo che possano migliorare, cosa che alla fine serve a tutto il team. Numero 9.
non ho ancora esperienza di leadership, e questo è buono per le matricole. Al momento non ho esperienza in leadership, ma questo è qualcosa su cui voglio migliorare. Se lei mi chiedesse ora di prendere l'iniziativa su qualcosa, non mi sentirei sicura. Tuttavia, per migliorare in quest'area, cercherò di osservare il mio manager e le persone più anziane del team mentre affrontano progetti e mansioni, in modo tale da poter imparare a, in futuro, a poterli eseguire da solo e quando si presenterà l'opportunità. Numero 10. Mi stresso se un progetto va oltre la scadenza. Il mio punto debole è il fatto che mi stresso se penso che un progetto non è pronto per la data di scadenza prefissata. Questo è semplicemente perché sono orgogliosa del mio lavoro e non voglio deludere il mio manager. Sto imparando a mantenere la calma in situazioni difficili come quella delle scadenze e sto cercando di concentrarmi su ciò che posso fare per portare a termine i progetti a tempo. Numero 11. Non sono molto brava a fare una presentazione di fronte a un pubblico di persone, di fronte a un grande gruppo di persone. La mia debolezza più grande è quella di parlare in pubblico. Mi piacerebbe davvero avere la sicurezza di stare di fronte a un grande gruppo di persone e fare un discorso. Tuttavia sto cercando di migliorare in quest'area e di recente ho acquisito un libro su Amazon su come aumentare la fiducia quando parlo in pubblico. Quelli che ho appena elencato sono degli ottimi esempi da considerare per rispondere alla domanda quali sono i tuoi punti deboli durante il colloquio di assunzione per lavorare sulle navi da crociera. Sono 11 ottimi esempi. Fammi sapere nei commenti qua sotto quali di questi useresti o userai per il tuo colloquio. Se vuoi saperne di più sulle domande che potrebbero esserti poste durante il tuo colloquio di assunzione per lavorare sulle navi da crociera ed altre curiosità, ti lascerò il link della mia playlist quassù. E spero che ti possa aiutare a distinguerti dagli altri candidati durante il tuo colloquio. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina qua sotto in maniera tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Grazie per aver guardato il video fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!